Ragazzi, bentornati in questo nuovo video vlog, chiamiamolo così. Allora, nel video di oggi appunto vi inserisco tutti gli spezzoni mancanti di assaggi vegani. Per chi se lo fosse perso, sì, io praticamente devo sempre filmare con lei, sempre. Non posso fare una cosa che lei non c'è, va bene. Allora, per chi se lo fosse perso, ho fatto una prima parte, sta dando la zampa, una prima parte con gli assaggi vegani, che è andata abbastanza bene, e ho fatto la seconda parte, adesso che comunque è il giorno dopo, quindi posso prendermi un attimo per spiegarvi due o tre cose. Le polpette oggi le ho buttate perché non volevo farle vedere a mia mamma, perché cioè no, e quindi sono andata a buttarle fuori in un cestino a caso. E raga, sapevano da un odore. Io poi vado in un supermercato e mi compro un profumatore al passion fruit. Sapeva da un odore devastante, terribile, pessimo la macchina. Per colpa di quelle polpette sapevano di cipolla. Però le altre che avevo provato nello scorso video non erano così male. Non so perché è andata così male, vabbè. E poi non vi ho inserito due cose che mancano, ma vabbè, è il latte di soia che invece mi è piaciuto molto e altri biscottini al limone vegetali sempre dell'Avemondo che ho provato, molto buoni. Quelli che io, tra tutte queste cose, anche il grattugiato vegano ho provato, ma tra tutte queste cose, il prodotto che proprio vi dico non comprate sono queste polpette che ho provato l'altra sera, che vedrete tra poco, che sono terribili. Il prodotto che invece vi dico comprate assolutamente sono quei biscotti all'arancia e al cioccolato della Lidl, dell'Avemondo, vegani, che sono una favola, sono deliziosi, deliziosi, super sfiziosi. Detto questo, io vi lascio un po' gli assaggi, sarò io diversa perché ovviamente sono in dei momenti differenti. Vi lascio agli assaggi e ci rivediamo sempre qui alla fine di questo video perché ho un po' di notizie, novità, comunicazioni, news, cose da chiedervi, cose da raccontarvi, via dicendo. Prima di salutarvi vi ricordo che ho fatto una wish list per il mio compleanno. Insomma, se vi va di dare un occhio ve la lascio nell'info box, sono delle cose di Amazon che mi piacerebbe, ma insomma, se vi va, sono tranquilli, cioè è proprio una cosa che ho fatto, insomma, così. Quindi sì, trovate nell'info box e anche per Vinted, se vi va di dare un occhio, sto caricando articoli nuovi, trovate tutti i link qui sotto nell'info box. Vi lascio gli assaggi e ci vediamo poi assaggi terminati, a video concluso, alla fine per i saluti e per un po' di news importanti. Anche sul mio canale, un po' di No, vi cosine. prego, non guardate i capelli, lo so, sono tutti da... Vabbè, però pazienza. Allora, proseguiamo. E adesso proviamo queste che sono sempre della Vemondo con il cosetto vegan qui, polpette vegetali. Queste hanno come ingredienti, si chiama proprio polpette vegetali, acqua, glutine di frumento, olio di semi di girasole, fiocchi di patata, salsa, sale, aromi, amido, farina di frumento, amido di patata, cipolla in polvere. Rosmarino, pepe nero, così. Comunque le ho fatte con il pomodoro, giusto per dargli un po' di sapore, e le voglio provare sia singole sia con il pomodoro, quindi avrete un doppio. Avrete doppio feedback. Ok, allora proviamole in entrambi i modi. Provo questa qua, che è praticamente da sola. Si sono un po' sfaldate, ma perché le ho cucinate un po' too much. Erano più belline prima, però vabbè. Vado all'assaggio. Allora, sanno molto di frumento, di farinoso. Cioè, così da sole secondo me sono un po' troppo importanti come prodotto.
Però sono buone, non sono male. Ma non so se le rimangerei, capito? Aspettate, aspettate, aspettate. Allora, la consistenza ricorda quella di una polpettina, però ripeto, secondo me manca di sapore, non lo so, c'è sempre un qualcosa che non lo so. Vabbè, questi capelli. Vabbè, tanto sarò così ancora per poco. Proviamo adesso con il pomodoro che ho messo tipo. Il pomodoro che tra l'altro ho guardato nella bottiglietta, c'era pure scritto che era vegano, quindi senza saperlo, ho messo un po' di sale e un po' di olio d'oliva. Quindi proviamo questa che è tipo condita, tra virgolette, con un po' di pomodoro, vediamo com'è. Proviamo. Allora, il gusto rimane quello, però con il pomodoro secondo me sono già più appetibili e meno pastose. O anche se avete, non lo so, un sughetto o qualcosa, non di carne, ma da accompagnare, secondo me le rende più digeribili e appetibili. Però non male anche per un pasto alternativo. Sempre comunque in piccole quantità questi sapori, queste proporzioni, cioè non troppe. Comunque voto, io direi che siamo su un 7, 7 e mezzo, quindi direi che ci siamo. Là me le finisco tutte perché per essere quando era a lavoro. Eccomi qui, fiorellini. Allora, oggi invece sono andata a fare una cosa un po' particolare, perché sapete che a me piace sperimentare, fare cose diverse, via dicendo. E ho acquistato sempre da Vimondo questi pancake mix vegan. Quindi c'era soltanto il preparato, dove c'è prevalentemente farina di frumento, e io dovevo aggiungere delle cose per creare i pancake. C'era scritto di aggiungere o l'acqua o una bevanda vegetale. Io ho voluto fare entrambe le opzioni perché volevo avere un doppio feedback, non so come dire. Quindi ho preso questa bevanda di soia con calcio e vitamine. C'era riso e soia, io non so perché. Ho provato la soia perché non so la differenza, ma tra il riso e la soia ho detto proviamo la soia, non so perché mi ispirava di più, non lo so. E poi l'acqua, vabbè, classica, naturale. Due opzioni che ha assaggiato anche mio fratello. Allora, questi qui, li faccio anche vedere, qua c'è un morso, ma perché... Questo qui è fatto con, sono comunque anche la cottura, facilissimi. Con appunto la bevanda di soia. E mio fratello ha detto che sono zuccherini e gommosi, ma che sono buoni. Questi invece sono fatti con l'acqua, quindi l'impasto e l'acqua. Sono sofficissimi, belli cicciotti, facili da cucinare. Vabbè. Allora, io prima ho portato anche una marmellatina così per un po' guarnire, però prima voglio assaggiarli così. La Lilla, che ho messo tipo due pezzi per terra, due colini, anche lei ha preferito quello con la bevanda vegetale alla soia. Io voglio assaggiarli così, solo in pasto, quindi vedere come sono. Allora, partiamo da questo, un bel pezzettino, questo qui, che è con la soia, e vediamo com'è l'impasto, che è quindi il preparato più la bevanda vegetale con la soia. Ok, sì, è abbastanza dolce. Un pochino pastoso, però non è male. Aspettate che... per equità... per correttezza preferisco
bere un sorso d'acqua così mi va via il gusto e il sapore di questi. E provo questi. Apriamo adesso questi qui, che sono invece con l'impasto classico, dei pancake vegani e l'acqua naturale, quindi non c'è bevanda vegetale, non c'è nulla. Proviamo. Cambia il gusto però. Sono felice di aver provato entrambe le opzioni perché è interessante. Ok. Allora, per come sono fatta io, preferisco quelli con l'acqua perché si sente di più la farina, l'impasto e mi piacciono di più. Però se preferite qualcosa di più dolce e di un po' più pastoso, forse questi. Però io preferisco questi, vedete? Tra i due adesso li provo, però sì, io preferisco quelli lì. Questi sono un po' più dolci. Sono più impastati come un prodotto. Riproviamo questi. Sono comunque sofficissimi, facilissimi da cucinare. Altri. Io comunque, cioè, ve lo consiglio, ma non perché sono vegani, ma perché è un ottimo preparato, l'effetto è molto valido. La consistenza di questi è molto normale, va giù veloce, non sono più corposi come questi. Sono meno dolci. Però io così tra i due preferisco questi. Quindi dando un voto proprio così, in maniera approssimativa, a questi do un 6,5, a questi do un 7,5. Adesso provo, giusto per, metto un po' di valsoia che è vegetale, non è vegana, questa è vegetale, però vabbè. Cacao con soia, sembra la soia. Vabbè, questi qui vegetali e vedo con un po' di cioccolato se cambia qualcosa, ma no, più o meno il feedback è quello. Partiamo con quello, con la bevanda di soia, ho preso un pezzettino, ho messo un po' di cioccolata, vediamo. Si sente lo stesso il dolcino dell'impasto anche se c'è la cioccolata con la valsoia, il pancake più la, come si chiama, la nocciolata, risulta quasi un po' più dolce, però vabbè. Vediamo questo invece, che è quello con l'acqua che ho fatto, ho messo sempre la cioccolata sopra, vediamo com'è il gusto. È molto più delicato, molto più introverso, molto più meno invadente. Ho mangiato tutto, ho riassaggiato anche poi bevendo un po' d'acqua entrambi gli impasti. Secondo me questo, come ha detto Marco, in verità è un po' più gommoso e zuccheroso, zuccherino. E non a tutti potrebbe piacere questa dolcezza, probabilmente data da questa bevanda, non lo so. Poi proverò ad assaggiare anche questa da sola, però in un altro momento di questo video. Quindi a questi do un 6,5, mentre a questi do un 7,5. Io l'ho preferito con l'acqua, meno dolce. E con una consistenza diversa perché questa è un po' più pastosa. Bellezze. Guardate, ho acceso questa questa candelina, una stra carina. E stavo pensando ad una cosa. Di... Ops. Aiuto. Stavo pensando di creare una wishlist da mettervi, da tenere, non so per cosa, magari anche per il mio compleanno,
così se qualcuno ha piacere può farmi un pensierino, però non so, ditemi cosa ne pensate. Comunque, adesso andiamo a provare della Sempreviemondo, che sarà anche scontata, una cheesecake vegana con i mirtilli. All'interno troviamo preparato il mirtillo, granella di biscotto e tipo una crema con, non so, olio di girasole, sciroppo di glucosio, non ne ho idea, vabbè, vediamo come sarà. E cheesecake vegana. Allora, dall'aspetto non è che mi faccio proprio impazzire, sincera. Comunque dovrebbe, cioè mi sembra che rispecchi tutto, perché mi sembra che abbia sotto il biscotto poi una simil crema tipo sotto e la marmellatina sopra. È molto resistente come consistenza, cioè secondo me io sono con la testa da un'altra parte. Lasciate bene. Allora, andiamo all'assaggio. Facciamo prima la parte di mirtillo, vediamo com'è. Normale. Però è molto dolce, ti aspetti qualcosina in più. Vediamo adesso la crema, poi lo proviamo tutto insieme. Vado ora soltanto con la parte della crema, che ha una consistenza molto strana, però vabbè. La crema sa di burro strano, non lo so. La crema è sempre molto dolce, ma non mi convince, vabbè. Proviamo adesso il biscotto invece che c'è sotto. La granella di biscotto, che è questo, da tipo giallino. Vado. Biscotto già mi piace di più, però si sente che è farina di riso, che è un biscotto diverso. Provo tutti e tre insieme, quindi la marmellata, la crema e un po' di biscotto preso da sotto, e poi vi do un giudizio finale. Sì, guardate, non guardate, non guardate. Allora, è buona. È un po' stopposa, non mi fa impazzire. Si sente che non è una classica cheesecake, è un prodotto molto strano. Non lo ricomprerei, non mi fa impazzire, però chiaramente è abbordabile, mangiabile. Come gusto siamo su una sufficienza. Siamo su, sono propriamente vegani, però non abbiamo un piatto verde per ricordare il vegano. Ora sto cucinando queste. Chissà, queste non sono vegane, ma se per caso non mi piacciono, le metto. Questo è il grattugiato vegano, che voglio assolutamente metterlo sopra, vedere come sono. Questo invece è normale. Qua vi faccio vedere, sto cucinando le polpette vegane. Adesso che registro quasi leggero un pochino, che non vorrei che si attaccassero le noce. Anzi, credo che abbasso il fuoco un secondo. Ok, sì, si sfalderanno un po'. Ci ho messo comunque semplicemente pomodoro, un pochino di origano, filo d'olio d'oliva, un pizzico di sale, giusto per andare a insaporire leggermente. E le sto facendo rosolare, c'è scritto che ci vogliono circa 8-10 minuti. Adesso non so se il sughetto si sta un po' seccando, andrò a mettere magari qualcosa, adesso vediamo, però mi pare che sotto si stia cucinando abbastanza bene. In realtà dal vivo non sono così, sono un po' più marroncine, però dalla telecamera sembrano più verdi, non so perché. Ok, sì, non hanno un bellissimo aspetto, ma datemi un po' di fiducia.
Oggi giornata di studio, quindi i capelli sono come sono. Allora, partiamo dalla prima cosa. Perché? Vuoi capire perché? Allora, ho fatto queste falafel con ceci. Queste sono vegane, dell'Ave Mondo e bla bla bla. Questa ha solo un gozzo di pomodoro, non ha nient'altro, quindi proviamo. Assaggio così, semplice, vediamo com'è. Da sola, senza niente, senza proprio un... non ha nulla. Torno a sé. Hanno tantissima cipolla, mamma mia. Per ora è un no. Troppa cipolla, ma sanno anche da... non so perché sanno da detersivo. Ci siamo proprio. Provo queste qui che hanno un po' di formaggio grana sopra. Magari ci prendo anche un po' di formaggio che è avanzato qui. Così metto un po' tutto insieme. Vediamo. Il formaggio grana già meglio, però c'è sempre questa cipolla che sembra andata male, non so, non mi piace. No, mi aspettavo molto meglio da queste polpettine, sono molto più buone quelle che avevo provato l'altra volta. Queste mi aspettavo molto di più, non so perché, però questa con la sottiletta, mamma mia raga, io non lo so, cioè boh. Ci metto anche un po' di... vabbè, sto tirando un po' su tutto comunque per la sottiletta. E poi adesso prendiamo anche il formaggio grattugio. Io non so se rifarò sti video dei cani, non so perché li sto facendo, però... che ridere. Vediamo. Con la sottiletta già meglio. Adesso provo a assaggiare questo qui, che è un formaggio grattugiato vegano vegetale, solo per sentire com'è il gusto, per mia curiosità, così proprio a crudo voglio sentire com'è. Non è male, ma ricorda più una pastella, non il grano o cose simili, vabbè. Adesso provo quelle invece, provo questa dove gli ho proprio fatto sciogliere sopra, non so se riesco, lo prendo, ecco. Questa, vedete, gli ho fatto proprio sciogliere sopra il formaggio vegano, perché appunto volevo assaggiarlo. Quindi vediamo un po' com'è sciolto anche. Dato che io mangio anche tantissimo formaggio sciolto. Così caldo sciolto forse è un po' più appetibile. Proviamo con la polpetta, ma le polpette le boccio, raga, mi dispiace. Polpette bocciatissime. Mi aspettavo molto, molto di più. Mi dispiace proprio. È tutta gasata. No. C'hanno questo retrogusto di detersivo. Beh, no. Queste uno. Mamma mia. Sono tornata a fine video. Allora, sostanzialmente gli assaggi vegani non sono neanche poi così male, perché, cioè, provare qualcosa di nuovo è sempre comunque uno stimolo, no, per fare qualcosa di diverso. Però, sinceramente, mi aspettavo molto, molto di più da tanti prodotti. Soprattutto dalle cose salate, un po' meno dagli affettati, ma forse un po' di più dalle polpette. Io...
sinceramente mi aspettavo qualcosina in più, devo essere sincera e onesta. Vabbè, insomma, pazienza. Comunque non so se rifarò altri video di assaggi vegani, magari farò altri video dove assaggio delle cose in generale, non proprio cose vegane. E, però devo dire che secondo me devono fare dei progressi molto avanzati, perché io poi so che c'è chi cucina vegano, chi è vegano, che fa un sacco di cose buone, via dicendo. Io lo faccio anche per sdoganare un po' la cosa. Però ragazzi, ci sono certi prodotti che sono non terribili, di più di terribili, quindi proprio non ci siamo. Comunque vabbè, fatemi sapere anche se tipo questo sfondo così della mia nuova camera, tra virgolette, vi piace, lo trovate carino. Secondo me è molto accogliente, molto comfort, molto bellino. Comunque, allora, vi preannuncio già che giovedì uscirà un episodio del mio podcast con due ragazze invitate speciali, quindi non perdetevi l'episodio alle 2. E giovedì, quindi il 1° febbraio, sarà anche il mio compleanno. Farò appunto 20 anni, non so ancora bene che cosa farò e come mi muoverò, insomma, però sì, sarà il mio compleanno. Penso che andrò al mare, molto probabilmente penso che andrò al mare. O andrò a Bibione, o andrò a Legnano, o andrò a Venezia, o andrò a Caorle, Eraclea, Jesolo. Uno di questi sicuro, sicuro uno di questi vado, già lo so, me lo sento. Perché voglio staccare il giorno del mio compleanno, ho tolto tutti gli impegni di lavoro, tutti gli impegni di scuola, del corso, studio, tutto, visite, impegni, tutto. Io l'1 febbraio non ho niente da fare, mi sono spostata tutto proprio perché volevo avere la giornata libera. E sì, insomma, così. E vi preannuncio già anche che non è che i miei vecchi video format si sono interrotti, semplicemente purtroppo con la con il lutto di mia nonna non è così facile fare tutto, e anche se io non ve lo faccio pesare dai video, io sono molto, molto spenta e molto, molto triste. Quindi portate pazienza per il tempo che ci vorrà, che potrebbe essere veramente tanto, però portate pazienza. E torneranno gli ASMR. Adesso mi sto adoperando per fare anche nuovi sfondi e tutto, ma assolutamente non li abbandono e non li abbandonerò. PS, se c'è qualche ASMR in particolare che vorreste vedere, scrivetemelo qui sotto nei commenti. E torneranno anche i video delle carte, che si sono un attimo sospesi. Adesso purtroppo non sono riuscita a farvi l'oroscopo di gennaio, ma mi farò quello di febbraio e farò insomma un sacco di contenuti. Poi c'è il podcast, poi ci sono i video classici e ci sono un sacco di novità che arrivano e anche dei nuovi format che vorrei far partire qui sul canale. E per le carte, anche per le carte, io faccio poi l'oroscopo per ogni segno, ma ditemi se c'è qualche video delle carte in particolare che vorreste vedere, tipo una stesa sul lavoro, scegli il mazzetto, c'è un messaggio destinato a te, oppure lettura settimanale, oppure lettura per il single, oppure lettura, apri questo, quando questo video ti troverà, il messaggio destinato a te, scegli la carta, non lo so. Ditemi se c'è qualche video dei tarocchi, delle carte, degli oracoli in particolare, qualche tipologia che vorreste vedere più nello specifico. Io vi mando un bacione. Ringrazio anche un ragazzo che si chiama Belfargu, non so, vabbè. Ringrazio Mia, tipo, non so, che commenta sempre sui miei video, Andrea Brischigliaro, penso, Ginevra, ASMR, Art & Co, tipo, che mi commenta sempre i video, e poi chi c'è ancora? Rossella, e poi c'è Donatella Scano, mi ricordo, quindi grazie. Allora, mi raccomando, ovviamente iscrivetevi al canale, però anche, e mettete mi piace a questo video, però anche tutti i vostri commenti, per me sono importantissimi perché proprio mi danno vita. Cioè io preferirei che voi non foste iscritti, non metteste mi piace, però lasciaste un commento sotto ogni video, perché i commenti, io sto tutto il giorno lì che aspetto di vedere se arrivano dei commenti tramite YouTube, perché è un modo per sentirsi, insomma. Quindi aspetto i vostri commenti anche sotto questo video. E, ultima cosa, c'è il gruppo Telegram dove ci sono tutti gli aggiornamenti sul canale, quindi appunto vi invito ad entrare, trovate il link qui sotto nella descrizione del video.
Io vi mando un bacione, ci vediamo prestissimo con un nuovo video e mi raccomando giovedì alle ore 14 con podcast con due ragazze speciali. Parliamo di cose particolari, facciamo un po' di cose.